un'animazione virtuale simile per vedere l'interferenza costruttiva è presente sul sito Fisica Onde Musica. Si vede appunto che i due impulsi si attraversano, si sommano e poi senza disturbarsi proseguono. C'è anche il caso dell'interferenza distruttiva in cui gli impulsi sono uno verso l'alto, uno verso il basso, quindi potrebbe essere un'onda trasversale in una corda, oppure una zona di sovrappressione che incontra una zona di sottopressione dell'aria e nel momento in cui si sovrappongono queste due zone, cioè nel momento in cui interferiscono, annullano i loro effetti, quindi per un attimo l'onda sparisce e dopodiché i due impulsi continuano il loro moto e si allontanano. Per fare un caso più generale, qui c'è un'altra simulazione, che mostra l'interferenza, cioè la sovrapposizione di due onde armoniche, che sono queste grigie che scorrono qua sotto. Queste due onde armoniche hanno la stessa ampiezza, come si vede dal fatto che, l'altezza delle creste o la profondità dei ventri è la stessa, però hanno diverse lunghezze d'onda, si vede che una è più stretta, l'altra è più lunga e hanno anche diverse velocità. In particolare si vede che l'onda con la lunghezza d'onda maggiore ha anche una velocità maggiore perché, per esempio, questa cresta raggiunge e supera la cresta dell'onda più stretta. Questa della diversa velocità in realtà è una cosa un po' strana perché se sono onde che si propagano nello stesso mezzo, la loro velocità dovrebbe essere uguale perché la velocità di un'onda è determinata soltanto dalle caratteristiche del mezzo e non dalla lunghezza d'onda. Quindi qualunque onda armonica, di lunghezza d'onda maggiore, minore e quindi di maggiore e minore frequenza, comunque, tutte le onde armoniche nello stesso mezzo dovrebbero propagarsi con la stessa velocità. Perché appunto la velocità è data non dalla lunghezza d'onda, ma è data dalle caratteristiche fisiche del mezzo, che potrebbe essere per esempio l'aria in questo esempio. Comunque, in ogni momento si sommano gli effetti delle due onde armoniche e il risultato è quest'altra onda di colore nero. Questi sono i punti che fanno vedere, i punti potrebbero essere rappresentativi della sovra e della sottopressione che esiste un pochino più a sinistra, quindi dove c'è questo punto rosso, oppure un pochettino più a destra dove c'è questo punto verde, oppure ancora più a destra dove c'è questo punto nero. Quindi sono stati presi tre zone dell'aria, per esempio, quindi questa zona, questa un po' più a destra, questa ancora più a destra, e si vede come cambia la pressione dell'aria in queste tre zone. Qui c'è una sovrappressione adesso, poi una sottopressione e così via.